ma posso già dirlo? Ah, ok, caffettino! E parte tutto da un video visto per caso su YouTube di questa pole dancer australiana che si chiama Felix Kane, in cui io l'ho vista ballare. Io sono rimasta affascinata da questa ballerina. Faceva delle evoluzioni, dei tricks al palo che erano non solo eleganti, armoniosi, poi era forte, era... In quel momento lì ho visto tutto quello che avrei voluto essere o quello che avrei voluto, sarei voluta diventare. Non è facile, cioè è una cosa molto graduale riuscire a ballare al palo, quindi ci sono molte abilità che devi sviluppare gradualmente e con molta pazienza e molto impegno. Mi ha catturato molto della pole, perché non è una cosa semplice. È una cosa molto bella, a cui si possono avvicinare veramente tutti quanti, però non è una cosa semplice, mai stata semplice. Spesso si tende ad associare la pole a qualcosa di prettamente sensuale. In realtà è una delle tante sfaccettature che può avere la pole dance. Comunque la pole dance è una danza, cioè è una ginnastica, una danza, è un insieme di tante cose messe insieme, quindi ridurla al solo aspetto sensuale è estremamente limitante, è molto vario e poi la ballerina o il ballerino può permettersi di adattare la sua danza al palo, quindi la pertica è solo lo strumento che usi per esprimere quello che vuoi esprimere in quel momento. È un insieme di tante abilità che si sviluppano via via gradualmente: flessibilità, forza, resistenza e anche coordinazione e un certo grado di creatività, quella viene soprattutto col tempo. Ogni persona che inizia piano piano sviluppa queste cose in base non a pesi, non a attrezzi, cioè la persona impara a gestire il suo corpo. Sollevare il proprio peso è quello il grande cruccio di molte, ad esempio, delle mie allieve che all'inizio non riescono e dicono: ah, però piano piano si riesce, perché è un allenamento costante sul tuo peso. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rest. I'm breathing in the chemical. Di fatto sono fondamentalmente gli uomini quelli più prevenuti nei confronti della pole dance. Le donne tendenzialmente dicono: non fa per me, non ho abbastanza forza, non penso di riuscire a fare niente. Le donne non sono prevenute sulla pole dance, sanno e vedono, riconoscono che è effettivamente una disciplina che richiede molte capacità e non è assolutamente a scopo ludico come la lap dance, che si differenzia completamente. Si svolge in tutt'altri posti, in palestre, tutt'altri tipi di pertica anche. Sono quelli più prevenuti perché già la classificano come una cosa che può essere fatta solo da donne e in più vedono solo quell'aspetto di cui ho parlato inizialmente, che è uno minimo, una minima parte della pole, ovvero l'aspetto più sensuale. Non hanno neanche del tutto torto, perché finora è sempre stata inquadrata in questo modo qua. Quello che si può fare è trasmettere un messaggio che la pole dance si distacchi definitivamente da quella che è un'altra cosa, un'altra tipologia di danza, un'altra tipologia di attività. I wipe my brow and I sweat.
non c'è una definizione di pole dance, cioè la definizione di pole dance è tutta personale. Cioè, al di là della definizione formale di disciplina, di evoluzioni intorno alla pertica, eccetera, così, ognuno dà la propria definizione in base a quello che uno ricerca nella pole. Io, quando faccio pole, mi sento figa, e vedo le altre persone fare pole e dico, oh, sono delle gran fighe, sono dei gran fighi. La pole per me è fighissima. Nel senso che ne so, sento le mie sensazioni corporee, quindi quando sento il mio corpo in movimento, mi piace vedermi quando sono in movimento, mi piace quando non riesco a fare qualcosa, poi a un certo punto, tic, riesco a farla. Quindi quando ballo e sono sul palo, ho tutti i muscoli in tensione, tutto organizzato, tutto messo nella posizione giusta, tutto, poi devo evolvermi in un'altra posizione, fare un altro trick, e c'è una consapevolezza che è figa, cioè è fighissima, è quello il punto. E poi scendi che hai ballato, ti riguardi, vedi la posizione giù, quando vedi la posizione, non sempre, non capita spesso, anzi quasi mai, di vedere la posizione giusta, perfetta, esattamente come la vuoi te. È una cosa bella, una cosa che ti piace, una cosa che ti la vedi e dici, oddio, voglio farlo, subito, datemi un palo. Non so come altro definirlo.